credo che il derby per Silvio Corradi è un po' la partita dell'anno, la partita vera, quella che in realtà ti dà la sensazione nella città di un così, di una situazione, non dico nervosa, però la senti nell'aria, il profumo del derby. E io ne ho fatti 10 di derby da calciatore e tanti dal settore giovanile, però diciamo che quelli con la prima squadra erano derby che poi allora si facevano con quella determinazione grinta che oggi io vedo molto meno, però no, anche oggi il derby è sentito e io sento già nell'aria il derby di San Pozzuolo. Te ne ricordi qualche tipo in particolare? Purtroppo sì, direi che devo cadere sempre su quello, e che è stato il derby dell'anno che eravamo ritornati in Serie A, 73-74, c'era Sampdoria-Genoa, e purtroppo per me fu un derby abbastanza brutto perché a 20 minuti dalla fine, su un'azione contro Nicolini, che Nicolini in quella partita debuttava in Serie A e entrò, dette delle due o tre belle botte a Mario Corso, e Bittolo gli disse: ragazzino, vieni vieni che ti metto a posto. E allora niente, lui gli capitò a tiro, gli dette sta botta, ruzzolò verso di me e io gli salì sopra, vincevamo 1-0, gol di Derlin, e poi fece gol al 90° Varaschi su rovesciata sotto la sud, e io in quella circostanza per questo calcio a Nicolini fui espulso. Grazie Silvio Corradi.